Dicono che l'attesa aumenti il desiderio. Oggi, finalmente, dopo tanto tempo, possiamo dire che l'attesa è finita. Signore e signori, bentornati a Gardaland. Buongiorno e bentornati in questo nuovo video. Oggi andremo a vedere un po' tutte le novità di Gardaland del 2021, tra Legoland Water Park, la nuova coda app, che in realtà è sempre la stessa, però vi faccio vedere cosa è cambiato. Andremo a vedere se effettivamente sono stati cambiati i treni di Blue Tornado e andremo anche a vedere il retracking di Shaman. Però prima partiamo dalla domanda più quotata: serve il tampone per andare a Gardaland? Bisogna fare il Green Pass? Serve il vaccino? Bisogna entrare nella CIA? Bisogna far parte degli Avengers? No, potete andare a Gardaland tranquillamente senza un bel niente. L'importante è che teniate la mascherina durante tutta la vostra visita all'interno del parco. Davide, sei felice di far Blue Tornado dopo 20 anni che non lo fai? Solo se riesco a scendere con le orecchie ancora intatte, ecco. Sono sfatto come al solito. Sfattiamo subito la novità 2021 di Blue Tornado. I sedili sono cambiati? Assolutamente no! Come sono andati i nuovi sedili? Allora, cambiati? Hanno cambiato tu? No, niente, ma niente, è la stessa l'anno scorso. Guarda. Davide, com'è andato il tuo giro? Ragazzi, adesso facciamo una cosa. Noi andiamo a fare Mammut e poi dopo vi spiego un po' come funziona la nuova coda app. Direte, ma come funziona andare a Gardaland quest'anno nel 2021? Oltre a prenotare sul sito il giorno della vostra visita, dovete associare il vostro biglietto o il vostro abbonamento a Coda App, l'app che anche l'anno scorso gestiva le code qui a Gardaland. La ritroveremo anche quest'anno. Funziona praticamente allo stesso modo. L'unica cosa che è cambiata è che voi potrete prenotare le attrazioni solamente una volta entrati all'interno del parco. Vi ricordate che l'anno scorso c'erano i cast member che vi facevano accedere all'attrazione? Quest'anno dovrete scannerizzare il vostro posto in coda ad un tornello davanti all'attrazione per potervi accedere. E su Coda App ognuno potrà prenotare la fila per se stesso, a meno che nella sezione biglietti non aggiungiate, oltre al vostro biglietto, il biglietto del vostro, come si dice in America, del vostro party. Allora lì sì che potrete prenotare le code per tutti. E mentre la gente qui lavora, fa i vlog, spiega un po' come funziona Coda App, Davide sta già iniziando a mangiare e sono le 9 del mattino. No, sono le 10:50, dove sei? E adesso andiamo a fare un'altra novità 2021, ossia il retracking di Shaman. Tra l'altro quest'anno è stato anche repaintato. E tutte queste barriere che troverete durante tutta la stagione di quest'estate servono per la modifica di Piazza Ramses. Novità 2022, un'attrazione unica al mondo per avventurieri di tutte le età. Ovviamente sono stati cambiati, però c'è un punto tipo quasi alla fine in una curva che ti dà uno scossone incredibile, però ho persone dall'interno che dicono che effettivamente è più fluido, molto più fluido rispetto all'anno scorso. Cosa facciamo, Wonder Woman? Andiamo. Vai. Sì. Sì. Ti ricordo che è vietato filmare. Abbiamo fatto Wonder Woman, novità 2021, che era anche novità 2020 in realtà, però quest'anno è effettivamente attiva. A me il cinema qua di Gardaland non è mai piaciuto, quindi sicuramente non vi dirò che mi è piaciuto, perché non mi è piaciuto Wonder Woman. Tra l'altro spero sia solo un problema di oggi, poi fatemelo sapere magari se anche voi andrete più avanti, ma i dialoghi all'interno del film non andavano, cioè si sentiva come tipo così.
Tutto il resto andava, invece i dialoghi no. È giusto provarlo, è giusto che voi lo proviate, quindi una volta provato fatemi sapere la vostra. E adesso, dato che noi siamo bravi all'interno del parco, sappiamo come gestire gli orari. Si va a mangiare a mezzogiorno. Esatto. Stiamo andando verso i pirati perché vogliamo andarci a mangiare una bella pizza alla trattoria del Capitan Hook. So che vi state chiedendo, Jack, ma perché non ci fai vedere il Legoland Water Park, la novità incredibile 2021, l'unico Legoland Water Park in Europa? Perché in realtà è sì la novità 2021, ma non so se lo sapevate, ma a Legoland Water Park possono entrare solamente i minori di 12 anni, quindi io non potrò recensirvelo, a meno che uno di voi non mi presti un bambino di 12 anni in giù. Presti tuo figlio, che fa 12 ad agosto, quindi lui può entrare. Sì, ma a breve però, gli scade anche lui l'autorizzazione. Perché all'interno di Legoland Water Park possono entrare i maggiori di 12 anni, ma solamente in qualità di accompagnatore, quindi non possono, diciamo, godersi il parco. Però oggi c'è una novità in anteprima che possiamo vedere: al prezzo di 5 euro si può andare a visitare la Miniland, che sarebbe praticamente come una Italia in miniatura, però fatta di Lego. Basta fare le foto per le copertine. Sì, questa è la zona, ragazzi, dove dovrete acquistare il vostro biglietto per poter entrare all'interno di Legoland Water Park. Quindi il biglietto non si acquista alle casse all'ingresso, ma si acquista direttamente qui davanti all'ingresso della nuova zona a tema Lego qui a Gardaland. Sì, grazie. Cos'è? Pallo? Ma dai, ma è divertentissimo! Attivo, lì e si muove. Questa è la casa bianca? Sì, la casa bianca. Ma come fa a muoversi? È impossibile! Combattiamola! Chi ha vinto? Ha vinto Ale di Garda Live! Hai perso, Davide, mi dispiace. Ecco! Perfetta! Comunque, ragazzi, devo dire, Legoland Miniland è veramente molto molto carino. Tra l'altro sono giganti queste costruzioni, perché non è molto Miniland, è veramente grossa quanto noi San Pietro, eh. E poi tra l'altro qua c'è anche il Duomo di Milano, e poi venendo dall'Italia in miniatura, cioè il Duomo di Milano era piccolino, qua è veramente gigante. Suona bene? E questi sono alcuni degli scivoli che saranno qui a Legoland Water Park. Secondo me è un peccato, perché comunque oggi abbiamo avuto l'opportunità di vedere la Miniland solamente perché l'abbiamo vista in anteprima pagando il prezzo di 5 euro, ma quando finirà l'anteprima, qui se sei maggiorenne non puoi entrare a meno che tu non sia un accompagnatore di un bambino sotto i 12 anni. Molto molto bella in realtà, e anche perché è nuova, quindi la stiamo vedendo proprio fresca fresca. Chissà, magari faranno un biglietto comunque per vedere la Miniland. Speriamo. Speriamo di sì. Speriamo, perché veramente la Miniland merita, secondo me. Intanto che usciamo vi voglio far vedere cosa offre lo shop di Legoland. Bello questo! Cosa? In questi portachiavi, che sono dei mattoncini Lego, potete incidere il vostro nome o comunque quello che ne avete voglia. Prenderai qualsiasi cosa. E adesso andiamo a testare un'altra novità 2021 di Gardaland, ossia lo spettacolo al Gardaland Theater Gardaland Awards. È in 3D questo? Ah no. Prima
impressioni riguardo il nuovo show. Io, se proprio devo darvi una mia impressione, non è niente di che, non c'è una vera storia, non ti trasmette emozioni, quindi vabbè, a me i musical non sono mai piaciuti, però i ballerini e tutti i performer che sono sul palco sono stati molto bravi, ecco. No, secondo me è molto 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 basilare, potevano anche impegnarsi un po' di più. Non lo so, ragazzi, andatelo a vedere voi e anche qui sappiatemi dire quello che pensate. Purtroppo, ragazzi, come avete visto, tutto d'un tratto il classico meteo estivo ci ha tradito. È scoppiato un temporale incredibile e ovviamente qui a Gardaland tutto praticamente ha chiuso. E quindi più o meno siamo riusciti a provare un po' tutte le novità del 2021. Sono riuscito a condividere con voi tutto ciò che è nuovo qui a Gardaland. Devo però aggiornarvi su una cosa che non vi ho detto riguardo Legoland Water Park. I bambini fino a 12 anni devono entrare accompagnati, però fino ai 17 anni i bambini possono entrare, solamente che dai 13 ai 17 i bambini devono entrare da soli. Quindi se tu sei un genitore e hai un bambino dai 13 ai 17 anni non puoi entrare a Legoland Water Park, ma può entrare solamente tuo figlio e tu devi stare fuori ad aspettarlo. Dato che il temporale non vuole cessare, Davide si è preso un panino alla salsiccia. No, io non ho preso niente. Questo può voler dire solo una cosa, che siamo giunti alla fine del video. Fatemi sapere cosa ne pensate di queste novità, però ovviamente magari prima sarebbe meglio provarle prima di farmi sapere cosa ne pensate. Detto questo, signori, io spero che il video vi sia piaciuto. Come al solito, se è così, vi ricordo di lasciare un bel mi piace e di iscrivervi al canale. E detto questo, io vi do l'appuntamento alla settimana prossima. Ciao!